Sì, naturalmente i numeri si danno e si misurano soprattutto perlomeno a settembre, ottobre per quanto riguarda la stagione estiva, però insomma fra qualche giorno avremo i dati dell'Istat relativi ai primi sei mesi che certificano una crescita del 4%, e sappiamo che i dati dell'Istat rispetto a quelli dell'osservatorio sono sottostimati, poi quelli dell'osservatorio diciamo correggono il dato di partenza dell'Istat, e quindi pur essendo in presenza di una stagione che dal punto di vista meteorologico non è paragonabile purtroppo a quella del 2017, il primo semestre fa registrare comunque una crescita delle presenze a livello regionale. Dentro naturalmente questa crescita c'è la tenuta significativa anche del turismo internazionale, che mediamente diciamo per quanto riguarda la Riviera pesa circa il 30%. Naturalmente non ci accontentiamo e contiamo, grazie al lavoro che sta svolgendo APT, di incrementare ulteriormente i flussi di turisti internazionali. Da questo punto di vista per noi diventa strategico ovviamente la conferma dell'aeroporto di Bologna, ma soprattutto la piena operatività dell'aeroporto di Rimini. Sì, stiamo lavorando allo sport perché abbiamo visto che in questi anni lo sport è diventato un prodotto strutturale della nostra offerta turistica. Non parlo solo del bike, che sta vivendo una stagione di grande crescita, ma sto pensando ai grandi eventi sportivi. Noi ospiteremo a Rimini in settembre i campionati giovanili del CONI, che rappresenteranno dal punto di vista dell'indotto turistico un fatto straordinario per la nostra Riviera, con oltre 10.000 presenze turistiche. E stiamo pensando, anzi abbiamo avviato un progetto a cui sta lavorando Davide Cassani insieme al direttore di APT Emanuele Burioni, di strutturare proprio all'interno di APT Servizi una struttura organizzativa dedicata allo sport, così come lo abbiamo fatto con il MAIS, col congressuale, quindi una struttura in grado di vendere e posizionare la nostra regione sul mercato dei grandi eventi sportivi in maniera appunto strutturata e organizzata, perché riteniamo che dal punto di vista delle presenze turistiche, dell'internazionalizzazione, soprattutto del fare turismo 365 giorni l'anno, lo sport sia un driver fondamentale.